Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, passo per Gorizia, inaugurazione Family, luce e gas e bonus 110, intervista a Francesco, uno dei soci, e al sindaco Rodolfo, ecco, Ziberna. Amici, adesso cosa vedo qua? Io vado, entro in questa era una ex banca, Family, la Comicca Banca, mi ricordo già l'epoca. Molto. Adesso, ecco, voglio adesso andare a sentire un attimo all'interno, sentire. Vediamo chi è, perché stanno facendo l'inaugurazione. Ecco qua, abbiamo l'inaugurazione. Oh, abbiamo qua il signor Francesco. Eccolo. Salve. Qua. Ciao. Quella, bellissimo. Comunque vedo che state inaugurando un bellissimo locale. Certo. E vedo che ha già la cameraman. Allora, Francesco. Allora, siamo io. Eccolo qua. C'è Emanuele, c'è Nicolò. Siamo molto tre soci. Piacere. Però diciamo che abbiamo anche uno del basket qua, no? Certo, uno del basket. Lui, io nella botte piccola, c'è Giovanino nella parte alta. C'è anche il sindaco. Guai, un'inaugurazione così potente non poteva non essere il sindaco, no? Vedo la tua telecamera potente. Esatto, allora cosa parliamo prima col sindaco? Perché sono più grosso, no? È la security, no? Allora abbiamo, signor sindaco, una nuova iniziativa qua a Gorizia, come mi spiegavo un attimo fa, che c'è una cosa veramente molto importante anche per la gente. Lei cosa può dire, signor sindaco? Ma non solo importante, è una cosa che va nel senso opposto rispetto, parlo prima, sì. Sono così, dai. Nel senso opposto rispetto alle nuove dinamiche. Se io parlo con la signora Rossi, che ha 80 sì. anni, ma ne sì. ho 80, io ne ho 59, anche con chi ha 59 anni, noi siamo abituati prima da tanti anni ad avere un rapporto personale con le banche, con le aziende, con gli erogatori di servizi. Oggi, ai noi, quando tu telefoni a qualcuno, ti rispondono, dico Dubai per non dire altre cose, sì. ti rispondono in italiano, ma ti rispondono da Dubai. Telefoni tre giorni dopo, ti risponde un altro, devi rispiegare tutto. Cioè, manca il rapporto con la persona. Vero. Noi siamo abituati, giusto, sbagliato sì. che sia, siamo abituati ad avere un rapporto con le persone. Cioè, mentre finora il servizio si allontanava dal cittadino, attraverso Family il servizio torna dal cittadino. C'è un rapporto di fidelizzazione, perciò apprezzamento per questo tipo di iniziativa e auguro l'iniziativa naturalmente un successo, perché significa che avviciniamo nuovamente i servizi al cittadino. Alla gente, questa è veramente una cosa importante, signor sindaco. Esatto. Vediamo il signor Francesco cosa ci può dire, signor Francesco. Ho dico ho ragione naturalmente. Ah, guarda, il sindaco ha ragione. E poi devi dare ragione, sì, perché alla security. Colpo di bacco. Sì. Allora, è importante sì. perché praticamente Family ed NDS sono due società che lavorano insieme e che offrono servizi di vendita di luce e gas e servizi ingegneristici, dove la signora Maria può venire da noi, portare la sua bolletta e può chiedere informazioni circa lo stato di salute della sua situazione immobiliare. Perciò può venire da noi, gli possiamo dare un importante resoconto di quello che è la sua situazione di luce e gas, però gli possiamo dare anche dei resoconti sul fatto che la signora Maria abbia da fare un piccolo condono se ha una verandina che è stata fatta nel 1950-60 dal suo marito e non sa che non è stata condonata, e possiamo sistemare una serie di cose importantissime. Per cui noi siamo un front office che offriamo il face to face, vieni qui, parli con noi e ti diamo un servizio a 360 gradi. Entri da noi e sarai servito per una serie di servizi. Questa è la cosa più importante, è la ripersonalizzazione, non la spersonalizzazione di un servizio. Noi ripersonalizziamo un servizio, non hai un call center, e se hai un call center, perché noi abbiamo il numero verde, sarà un call center che ti fissa l'appuntamento qui da noi, verrai e troverai tutte le risposte a quelle che possono essere delle idee, non sai se puoi farlo o meno. Oggi c'è il 110, puoi cambiare una caldaia, puoi avere un aiuto dal parte dello Stato per un efficientamento energetico. Noi possiamo dare tutte queste risposte e questa è una cosa molto importante. Certo, le diamo così, di modo che le persone vengono da noi e si trovano soddisfatte di questo servizio. Per quello si chiama Family, no? Si chiama Family perché è una grande famiglia, signor sindaco, ed è una grande famiglia. Familiarizziamo,
E questa è una cosa molto importante. Allora, sentiamo anche il gioco. Quanti minuti c'è? Perché tu mi stai impedendo di uscire. Sono quattro. Quanti minuti hai ancora per sapere se devo. Dimmelo. Non c'è problema, ancora un attimo, signor sindaco. Sentiamo. I tuoi attimi noi li conosciamo, i tuoi attimi. Ah, lo so. Vabbè, allora sentiamo il giovanotto. Odiosamente magro, alto. Molto, ha visto? Signor sindaco, ha visto? Odiosamente magro, alto, con tanti capelli, e tutte le ragazze chiedono sul cellulare. Esatto. Sintetizziamo. Dai, dica. Il sindaco per me, o come sì, primo cittadino, esprime quello che è l'essenza della family. Cioè portare a misura d'uomo l'esigenza che è luce e gas, che è un problema in casa, che è una anche solo un bisogno di informazione. Perché spesso leggiamo i giornali e non capiamo quello che scrive. È come dire sì, non sei solo. Quindi siamo sì, fronte strada per ricevere le esigenze della famiglia. Il nome è ideato per quello e oggi parla di 110, domani parlerà di 1000 altri servizi che la famiglia avrà bisogno e che noi abbiamo il dovere di interpretare per il futuro. Grazie mille, leggio, signore. Allora, per quanto riguarda a completamento di questo discorso, noi oltre ad avere questo discorso del servizio al cliente per la luce e il gas, diamo al cliente il sostegno dell'ingegneria, diamo il sostegno di seguire il cliente nel loro percorso immobiliare e anche di ristrutturazione della propria casa e dei propri servizi. Questo è quanto. Lui è tecnico. Grazie mille. Lui è l'ingegnere di ordinamento. Signor sindaco, allora lei deve uscire. Cosa dice dopo aver sentito queste tre persone su questa nuova iniziativa? Che mi hanno convinto, perché una cosa è l'erogazione del servizio. Sì. L'erogazione del servizio significa che luce, acqua, gas, telefonia, qualunque cosa giunga da un erogatore a un consumatore. Ma noi finora ci siamo sempre dimenticati la parte intermedia, cioè sì, l'interfaccia. Sì. Perciò la persona che anche soltanto ti dice, signora Maria, specifica che non sono soltanto Maria, sì, no, Antonia, Giuseppina, io adoro la signora Maria, ecco, perciò diventa un confidente di famiglia, cioè oggi uno non sa, davanti anche a tanto aperto, tanti servizi, uno cosa faccio, mi frega o non mi frega, cioè è un rapporto di fiducia, è un po' come quando vai dal medico di base, di medicina sì, generale, quando vai dal meccanico, quando vai dalla persona di cui ti fidi, perciò ci si fida di una, prima ancora dei servizi, della persona, perciò quando ti fidi della persona, se domani ci sarà un altro tipo di servizio, se nel frattempo, perché occhio che sì, se una persona, tu vieni qui, dopo sei mesi vedi che ti trattano male, che non conviene, questo è perso. E cambi giro. E interessa loro ovviamente far di tutto per dare il miglior servizio possibile al signore, perché sa che non vivrà con quello che ti dà quella signora, ma con 10, 100, 1000, 10.000 di quelle signore. Perciò a questo punto tu sarà interesse loro avere meno possibile di guadagno da quella signora, perché quello che conta sarà poi le tante Marie. Perciò una persona che viene qui e dice guardi, ho bisogno di prendere questo, e probabilmente anche uno che verrà qui, per cose che non hanno nulla a che fare, che ti dirà devo prendere un elettrodomestico, non ti guardate che elettrodomestici non veniamo, però guardi che sì, a titolo personale conosco tizio e ti faccio trovare uno sconto, non è una banalizzazione, cioè recarti dall'amico, perché quando tu non conosci una persona che bussa alla tua porta ti dice guarda le pentole che ti vendono sono i migliori, ci mancherebbe che uno ti dicesse o che l'oste ti dicesse guarda sì, vuoi del buon vino vai da un'altra parte, ci mancherebbe altro. Altra cosa è l'amico che ha provato quelle pentole, le altre pentole, che ti dice guarda le altre lascia stare, queste le ho provate, ma le ho provate io per questo e questo motivo, questo è ecco, perciò la fiducia della persona, perché ormai i mercati, poi ho visto internet, ai noi Gorizia come sai abbiamo un picco di reati attraverso internet elevatissimo, e facciamo attenzione perché l'Italia è il fanalino di coda nell'e-commerce in tutta Europa, perciò in Italia aumenterà ancora di più l'e-commerce, ma aumenteranno ancora di più i reati, e quando tu paghi 100 euro per un prodotto che non ti arriva o ti arriva totalmente diverso da quello che ti aspettavi, pensiamo forse di avere un risarcimento, un indennizzo, certo che no. Perciò io dico quello che conta è il servizio, se io so che il mio meccanico costa 10 euro più degli altri ma quando mi serve mi aggiusta la macchina come voglio, io pago 10 euro in più, perché sapere di risparmiare ma quando ho bisogno del meccanico non ce l'ho, ecco, perciò c'è un rapporto di fiducia col meccanico piuttosto
perciò il loro scopo, quello che mi hanno convinto è proprio perché loro sono riusciti a crescere su tutto il territorio, mi sa anche un numero importante di presenze su tutto il territorio Veneto, probabilmente anche Veneto Friuli. Veneto Friuli evidentemente è un qualcosa di successo, perché ormai questo mercato, se apri un negozio, due negozi, tre negozi e cominci a sgarrare, c'è il passaparola, significa che Femini ha aperto, Femini è l'altro nome? Esattamente, perché se no ci sei io. Siamo la stessa, ci mettiamo la faccia, questa è la cosa più importante. Perché se viene qui una società per qualunque cosa, cito gli Stati Uniti per essere così nel mondo occidentale, arrivano qui, ti tirano un pacco, una società mai vista e conosciuta, ha provato, ha tirato un pacco, se ne vanno, non subiscono alcun danno. Se un impresario, ma vale per tutti, vale per chi ti mette le piastrelle, chi ti mette il tuo idraulico, se un idraulico di Gorizia fa un pessimo lavoro o te lo fa strapagare, sta tranquillo che con passaparola è finito. Perciò loro è una grande sfida, perché ci mettono là per la faccia. Adesso Roberto, io sono sindaco, ritardo. Senta, signor sindaco, adesso io la lascio uscire. Oh, grazie per tutto quello che ci ha detto. Grazie ragazzi. Grazie. Chiudiamo qua con questa nuova inaugurazione di Family.